Ciao ragazzi. Allora, andiamo a parlare col bambino. Invitami. No. Come no? Veniamo, dopo veniamo da te, lo facciamo da te e basta. No, prima facciamola da te, così ti aiuto ad arrivare al secondo boss. Dopo io devo fare tutto. Lascia stare, dopo veniamo da te. Adesso vado a parlare col bambino. Devo ancora sbloccare tutto. Avevi detto che avevi già sbloccato. Allora, mi ha dato le erbette prepotenti. Ah, hai parlato con il cavaliere che gli devi dare una mano? Sì, minchia, subito io ho parlato. Ti ha dato già anche la ricompensa. Oh. Il cannocchiale? Sì. No, no, ma allora sei un cretino. Buon uomo, se le vengo dietro piano piano, lei mi vede, sì, mi vede. No, perché prendimi un'altra bettina. Ah, però questo me ne ha date due, buono. Salve, lei non mi aveva visto, ma io l'ho vista. Con quale affondo, bravissimo. Lady Oscar. Allora, se io vado di qua vado nella zona cattiva, se vado dritto c'è il mercante, ma con 900 animelle il mercante mi manda a cagare, mi manda. Ah no, era qua il mercante, ci sta più. Ok. Si può? Qua c'è sta rincula, ecco, lo sapevo. Spostati. Mi hanno aperto la porta di sopra, perfetto. Ok, qua l'abbiamo aperta. Ammazzati. E mi danno un'erba mezza, buono. Quindi a voi vi ho ucciso. Devo andare a uccidere quello là. Ma se vado giù di qua? Non mi sfracello niente. Signore? Signore, se gentilmente non volesse venire. Ecco qua. Abbiamo atteso a lungo, uccisore di demoni. Sono uno dei monumentali. Noi preserviamo il tessuto della realtà. Voglio raccontarti una storia. Un tempo, anche noi... Ok, siamo a 1045 animelle. E guardiamoci la storia. Il cavaliere Andrea, quello cattivo, aiuto sotto l'egida benevola delle arti dell'anima, fino a quando la brama di potere causò il risveglio dell'antico. Una densa nebbia incolore avvolse la terra e il mondo rischiò la distruzione per mano dei demoni. Per fortuna, riuscimmo a riportare l'antico al suo sonno, ma soltanto al prezzo di innumerevoli anime.
e di gran parte del mondo, perso, cancellato dalla nebbia. Per riparare il tessuto di ciò che restava della terra, affidammo a sei sovrani sei preziose argipietre. Una al re di una piccola terra industriosa. Una al re degli scavatori del sottosuolo. Una alla saggia regina dell'alta torre d'avorio. Una al condottiero delle anime smarrite e sventurate. Una allo sciamano degli uomini ombra, adoratori di tempeste. E l'ultima ai grandi giganti delle terre del nord. Le arcipietre furono collocate in punti nodali della terra. Rinchiudemmo l'antico in questo nexus e bandimmo le arti dell'anima. Infine, divenimmo monumentali, custodi semiviventi del tessuto della realtà. Ahimè, gli altri monumentali sono morti. Solo io rimango. Ok. Ora mi ha fatto vedere il video del monumentale. Ora è il tuo turno. Puoi riparlare? Ma non si fa così. No, stavo, ero concentrato sul combattimento. Ho 1500 anime, adesso quasi quasi vado a farmi un piccolo potenziamentino. Ok, con questi qua parata, quando li stunni vai con L1 di prepotenza. Ok, vieni. Due no, però. L'ho fatti come niente. Gli arcieri. E adesso tre insieme, no, tre insieme non riesco. Dai, parla. Tutti con le lance, poi. Anima prode. Oh! Aia! Vi prego. Pietra occhio bianco. No, ho sbagliato. Cosa c'è? Ah, perché non ho più le bombe. Cercate il potere delle anime. Vabbè, ho preso una pozione per niente. Vieni qua. Certo. Vieni okay, qua, ciccio. Dopotutto, vi occorre forza. Avanti, toccate il demone che è in me. Lasciate che queste anime erranti diventino vostre. Due. Anima della mente. Signor Terzo, no, no, no. Dove va? Anima per dove va? Ultima erbetta e poi abbiamo quelle toste, ok. Venite voi due. Anche l'altro. E non me li mira. Ok.
Che fa? Ah, pure bomba incendiaria, figlio della mignotta. Io sono qui solo per accudire le fiamme. Guarda anche gli arcieri come rompono il cazzo. Tengo le candele accese e servo i cacciatori di demoni intrappolati qui. Avete finito? E la vostra forza? Ok. Allora, questo che cos'è? Pietra degli occhi effimeri. Rete. Password. Mettiamo... Demone. Qua c'è sta rinculata, ne sono sicuro. Oh, vediamo se ho ragione. Non lo so. Ok. Adesso come si fa a scrivere per terra? Oh! Bella domanda. Ho 1800 anime, non mi devi morire, se no piango male. Le ultime parole famose, Andrea. Devo vedere un attimo una cosa come si fa. Prenditi un altro po' di erba mezza. Ho 1900 anime. Oh, oh! Spavento, Ciccio! E adesso qua ci sono quelli. Come cazzo faccio? Fino a un massimo di 3 giocatori, sì, ma come? Oh, esamina scheggia di pietra dura. Non so minimamente a che cosa. Ah, solamente se sarete in forma umana. Come si torna in forma umana? C'è il modo, però non mi ricordo. No, non sono stupido. Ok, sono tornato giù. Quindi adesso possiamo andare tranquillamente, allegramente a potenziare. Ho 2085 anime. Come fai a tornare in forma umana? A me lo chiedi. Signora, mi fa tornare in forma umana, gentilmente. Con la pietra blu. Permetto.
Con la pietra degli echi effimeri. Magia, fede. Andiamo un altro po' di... Ah, solo uno ne posso fare con 2000. Va bene. E co Intanto come fai con... E con la pietra blu. dov'è? Come dov'è? Te l'ha data lei. Devi averla per forza. Pietra degli occhi effimeri. Sì. Musa. Ok. L'ho usata. Quindi mi teletrasporto dove ero prima, nel mondo là? Sì, ma non so, io sono in forma umana, ma non mi fa lasciare giù il segno, non so come si fa. Vediamo. Io sono in forma umana, ma... E poi devi scrivere demone nella password, però non so come cazzo si fa a scrivere. Inserita la password scritta demone. Come faccio? Dov'è che la devo mettere? Su start rete. Start. Rete. Tutto in minuscolo? Sì. E poi devi essere esattamente nello stesso punto dove l'altro giocatore, se no non lo fa. Ok, fatto. Io sono nel coso del mostro, eh. Sì, ma tanto non me lo fa fa. Non capisco come si fa. Ah, forse devi mettere nella cintura quello per evocare? Vediamo. Ah no! E la cintura? Nell'inventario è una cosa che si chiama segno dell'anima per aiutare un guerriere di un altro mondo. Sì. Mi sa che è quello. Sì, però non mi fa fare usa. L'ho messo nella cintura. Come si usano gli oggetti nella Quadrato. cintura? Ah no, della cintura non lo so, io l'ho messo dove ci sono le erbe e tutte quelle cose lì. Così si para, così si fa il perri. No, non me lo usa. Ho Guardiamo come si fa. guardato, nessuno te lo fa vedere. Ti dice che si fa con quello e basta. Non mi interessa.
Allora, siamo qui in compagnia, in realtà Andrea, non però dello abbassalo specchio, ma perché di io un c'ho il live. avanti. No, ti muti un secondo te. Hai capito qualcosa? Elion e Phalanx. Ci sto provando. Io vedo che ha messo giù la pietra per lei. Però uno è vivo e l'altro sbaglio. Quindi non è un personaggio completamente autonomo. Possiamo tranquillamente trattarla. Sì, lui è anima e lui che è anima ha messo giù la pietra e è riuscito a mettere giù la pietra. E lei è andata esattamente dove era lui e ha visto il segno blu per terra. Devi mettere giù la pietra da, ma da morto però. Ragazzi, sono una brutta persona, mi faccio i film di... Uno deve essere morto e l'altro deve essere vivo. Quello che va da lui come deve essere? Quello che va da lui deve essere vivo. Quello che mette giù il segno deve essere morto. Almeno loro hanno fatto così. Come? Com'è che mi uccido? No, che poi perdo anche le anime. No, c'è una pietra che ti fa diventare invisibile. Invisibile? Sì. No, mi dice torno al tuo mondo in forma di spettro. Proviamo. E non me la fa usare. Neanche a me. Non si possono usare. Ci ho provato. Non mi fa fare neanche e quello. E perché? Ci ho provato anch'io. Nessuna delle di quelle me le fa. Aspetta un attimo.
Almeno che puoi usare il neck. No, non penso. Ma come ha fatto a scrivere? Ok, Perfetto. ho trovato il video come giocare in coop. Io sono Aspetta, Nevermind e ben... Parleremo di invasione. Allora, parto a dirvi che la parola invasione... guardatelo tu. Forza, ho la contata negativa. State cercando. Toccate il demone dentro di me. Detto questo, esistono vari tipi. Attenderò il o per meglio dire, esistono diversi metodi per invadere un... E visto tanti ragazzi mi state chiedendo e mi avete anche chiesto come si può giocare con un proprio amico Andre, vabbè, insieme, alleati. Quando hai fatto me lo dici, ti sto aspettando. Allora, vediamo un po'. Non me li fa usare, non so come si fa. Ti è capito qualcosa, Andre? No. Io ho capito come... come mettere giù i messaggi quelli normali, ma come evocare no. No, quelli normali anch'io. Non trovo niente. Io non posso neanche... Ho provato anche a tornare fantasma e non me lo fa fare. Perché? Aspetta,
Aspetta che forse l'ho trovato, aspetta. Volevamo giocare a Demon, non abbiamo capito un cazzo di come si fa. Ok, sta facendo vedere che lui ha ucciso il primo boss e sta andando dalla tizia, al Nexus. Sta andando a parlare col monumentale. Eh sì, perché dopo ti danno la cosa. Sì. Quegli sciocchi hanno risvegliato l'antico per capriccio. E ora ci hanno intrappolati qui nel Nexus, nel disperato tentativo di rimediare. Ok, sta facendo veloce. Se va a parlare con il Nexus, sì. Hai che passare con questa zona. È semplice. Guarda, in cambio ti darò delle armi. Monumentale, eccolo qua. Abbiamo con Ezio, la sua storia anche. È semplice. Portami tutte le anime che puoi. In cambio ti darò delle armi. Sì, o rinforzerò quelle che hai già. Ehi. Io sopravviverò ora, grazie alle tue armi. E tu, grazie alle mie armi. Un buon affare, no? Se adesso va a parlare con la tizia. Hablamos con ella. E nos da piedra de visión blanca. Esatto. Tu l'hai ammazzato il primo boss, sì. Sì, se no non potevo avere questo. Vabbè, è vero. L'ho fatto apposta prima di andare. Ok, ha detto di mettere la password con il tuo amico. L'abbiamo messa. Aspetta. La prima è stato vivo da questo personaggio ora mismo. Acabo di matare al boss e cada vez che matas a un boss revive tu personaje, digamos. Non puoi usarla. La intento usar, Hai detto che non puoi usarla. Va, eso es porque está vivo, ¿vale? Eso es porque está vivo o porque estáis en una zona que no se una de dos. Ok. Bien, ahora voy a explicar. Allora lui si è ammazzato, adesso è morto. Si yo quiero invocar a alguien, el personaje tiene que estar estado vivo. Si yo quiero
ayudar a alguien y entrar a un compañero en su mundo, lo que tengo que hacer es tener el personaje en modo espectro, como está este ahora mismo. ¡Ah! Ve, que avevo... Se tu vuoi invocare devi essere morto e l'altro deve essere vivo. Hai che toccarla, hai che dejarla ahí. No, non ho capito. Ok, se io sono vivo, vengo da te. Io posso entrare. Sì. Se tu sei morto, io vengo da te. Allora, Simo, vai al primo teletrasporto, quello proprio dove inizi. Lui l'ha fatto. Al primo teletrasporto dove inizi subito dopo la fontana. Sai, no, che sbuchi dove c'è una specie di fontana. Otro compañero, alguien con el que para esta tu es la manera de cerrar la sistema online. Y la otra manera es que cuando te está ayudando, quiero sacarle de tu. Sono andata la prima. Puedes hacerlo de dos. Ma se mi vuoi invocare devi essere morto. Se no. Oh, aspetta. Ma dov'è che l'ha fatto? Io lui? Faccio. Allora. Aspetta, che arrivo, ti faccio la foto e ti faccio vedere. Fammi ammazzare sti due stronzoni. Ma davanti alla porta del boss? No. Il primo, proprio dove sponi per la prima volta. Vai per la scalinata del boss. Sì, bravo, però. Allora, dove sponi? Aspetta che scendo. Che ti faccio il simbolino, te lo faccio vedere. Cioè, il simbolino, sto cazzo, la foto. Sì, basta che non mi rompi il cazzo, dai, via. Ok, sto ammazzando un po' di gente per scendere. Allora, vedi che quando appari c'è la spada dentro la roccia rossa? Sì. Devi andare che è una specie di fontana, no? Sì. Tu devi uscire dalla fontana e fare non il primo gradino, il secondo, e andare un po' più avanti, dove sei in piano, praticamente quasi davanti alla barricata di legno. Sì. Ok, e se sei morto lo puoi mettere giù lì. Non posso farlo né da vivo né da morto. Ma sei morto tu? No, sono vivo, ma non posso neanche mettere giù quello del morto. Nessuno dei due può farlo. Lo so. Lo ha detto anche lui che non si può fare. Ha detto che lo puoi fare solo quando sei nel mondo del tuo amico, mettere giù quella del morto, per tornare dentro il tuo mondo. Ma scusa, se... Ah, quindi se io voglio venire da te, tu devi morire. Sì. Lui è morto nel Nexus, si è fatto vedere, si è buttato giù nel Nexus, è morto e cioè non ha perso le anime perché ce l'ha lì. Sono morto, vediamo. Uh-huh. Come faccio a riprendere la mia anima dopo, tornare alle... O sconfiggi il boss o ti pigli una di quelle pietre là che tiri dal corpo. Quale devo usare per invocare quella blu? Sì, quella blu. Hai capito? Allora, esci dalla fontana, vai dove c'è il piano. L'ho fatta, prima del usata. Grande. Dovresti vederla. Quindi a me mi dovrebbe apparire. Non mi appare una beata fungiassa. Eccoti qua. Tocca segno dell'anima. Logan Simo, conferma. Sei stato evocato? Come sono stato evocato? Ah!
quindi sei tu che vieni da me così? Sì, mi è venuto scritto, vai in un altro mondo come spettro. E scusa, allora Ma no. da vivo come fai? Vedi che sono uno spettro? Sì, allora, da vivo devo morire io, mettere giù io il mio simbolino e tu mi evochi. Sì. Ah, dai, proviamo così. Ok, Non messo un vai. mondo io. Simo, io ho 1100 anime. È perché non sei andato al Nexus? Perché non sono abbastanza. Ah, li hai già fatti fuori tutti tu. Oh, abbiamo capito come si fa. Aspetta! Vediamo se aumenta la potenza. Sì, sono più forti in due. No, Sì. tu a che livello sei? 7. Io sono al 13. Vediamo. Ma mi rimane la pietra, sì, lì, la pietra. Ah, ma la pietra, devi fare la pietra occhio blu, con quello ho Lo scritto. so, lo so. Lo so, lo so. Ah, merda. Qua c'è. Perché? Non possiamo passare. Ma che stronzata è? Devo essere dall'altra parte, allora. Ah. Ma che stronzata è? Perché, scusa, se non puoi passarla? Non lo so. Ah, è come Elden Ring, deve essere in una determinata zona. Ti ricordi che non si faceva evocare in una zona? Sì. Allora, facciamo così. Prova a tornare nel tuo mondo con quella bianca. Fatto. Che figata. Vedo che è svanito piano piano. Ok, allora io adesso vado di là e provo a evocarti da di là. No, Ma devi morire. a evocare te. Tu resta morto. Allora, vediamo se qua ti posso evocare. Proviamo qua. Allora, attraversa e vai. Aspetta Prima. che c'è un po' di Prima. gente. Sì. Io li avevo fatti fuori. Ok. Allora, supera i blob, appena sali le scale, prima di uscire, fermati davanti alla barricata, quella di legno dove ci sono i corvi, prima che arrivi il... Poi posso evocarti lì? Andre? Andre? Stepim! Non ti sentivo più. Oh, è arrivato il drago! Se hai degli incantesimi puoi ucciderlo il drago che vola. Perché Sì, ma non ho fatto il mago. quando. No, perché quando sono andato sulla torre c'era scritto prova incantesimi e vedi passare il drago, perciò penso che puoi ucciderlo con gli Andre, l'ho incantesimi, poi fatto. non lo so. Ok. Eccoti. Conferma. Ai ai.
Intanto io mi fumo una bella sigarettina. Minchia, sono già le 10. Abbiamo messo un'ora per capire come si faceva. Eh sì. Hai visto che bella che è la mia armatura con il mezzo? Sì. E l'ho trovata questa qua. Vero? Sì, l'ho trovata qua. Non mi ricordo dove. Allora, appena passa il drago, aspetta, appena passa il drago, corri. Aspetta che lo attiro, ok. Vieni giù, ok, via! Sta tornando! La bruciolisce! No, allora... Adesso... Ah, è qua che l'ho trovata l'armatura! Sì, ti faccio vedere dove ho trovato l'armatura, vieni! Tu, quando arriverai a sto punto... ma la potevi appena venire, scendi... Sì, appena scendi devi andare di là. Là in fondo, vedi? In fondo, in fondo, in fondo c'è l'armatura. Non ti fa tanta protezione come l'altra, però è più resistente alla rottura. Occhio che ci sono i cani, eh. Vai con lo scudo alzato. Hai visto perché? Te le dà le anime? Sì, sì. Però me ne dà poca, me ne dà solo 7. Questi di solito me ne danno 10. Vabbè, fa niente. Occhio che arrivano i lupi adesso e sono bastardi, eh. Curati. Non me lo fa fare, non posso curare. La connessione non è stabile. Mi ha ributtato. La tua connessione è uscita che non era stabile, mi ha buttato fuori. Allora, torna là. Torna dove sei scomparso, ti aspetto qua. Intanto vatti a pianche l'armatura. Io intanto faccio fuori i buchi. Però. Sì, non morire. Visto la connessione. Aspetta, che arrivo. Ah, c'ho anche la torcina che si illumina. Pensa che bella. E all'armatura là c'è gente, c'è gentaglia. C'è un po' di gente, sì. Aspetta che sto andando lì, eh. Vai, 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 vai. Io ti aspetto. Visto che hai detto che c'è gente, ci andiamo con questo alzato. Sì, perché ti fanno gli agguati, sono bastardi, occhio. L'ho fatto. Ah, tu usi le frecce, oh bastardone. Erano a base dell'armatura, sì. Anello okay. Coagulante. Sì, e più avanti c'è l'armatura. È in un angolino, se non sbaglio, se non mi ricordo male. Aspetta che intanto vado a prendermi da bere. Arrivo. Grazie. Per la seconda volta. È tempo di proseguire. Accettate questo in segno della mia gratitudine. Ve ne prego. Presa, corazza del cavaliere occhi blu.
ma comunque... è tutto più basso. Sì, però ha più resistenza, sì, sì. Nel senso... Ho visto. Te la danneggiano meno. Ti protegge di meno, ma te la danneggiano anche di meno. Ok, torna lì e metti giù il segno. Che non mi ricordo più o meno dov'ero. Ah, guarda, appena entri, vai avanti, mettila subito dopo il buco che vedi sulla tua destra. Appena entri dopo il buco sulla destra, ok. Occhio che ci sono quei due là che ti fanno gli agguati, eh. Sì, no, ma quello me lo sono ricordato. Faccio fuori il secondo e lo metto. Ok. Messa proprio davanti al buco sulla destra. Vediamo. Eccolo qua. Ok. Cos'è che c'è qua? Tocca macchia di sangue. Figata, figa. Oh, guarda. Ciao, chi è entrato. Pyrex. Aspetta che lo devo alzare, non sento niente di Pyrex. Come va? Todo bien? Devo alzare il signor Spider. Eccoti qua. Ok, andiamo. Un attimo. Quindi adesso? Fatto. Dopo un'ora che provava a entrare l'uno nel mondo dell'altro, ce l'abbiamo fatta 5 minuti fa a capire come fare. Ma così, vabbè, siete lì a... Demon Souls, occhio. Domanda, quante probabilità ci sono che giochiamo tutti e tre insieme? A demo? Non a demo. No, non a demo. Stasera stavo streamando su Demon anche. Quindi sono anche stasera, devo giocare a golf. Ma come? Ah, golf? Ieri stavamo giocando insieme. Sì, però... A destra c'è una cosa da fare, Andre, non so cos'è. Aspetta, ti faccio fuori questo. Fatto. A destra c'è una cosa da fare. C'è una scala. Dove? Qua c'è qualcuno, Andre. Vieni qua. Lo vedi? Ah, sì, è il venditore. Il venditore. Ok, occhio, che adesso andrà su, c'è il pezzo dei draghi più difficile. Comunque non è giusto che per giocare con voi adesso mi devo spendere 600.000 euro per prendermi una PlayStation 5. Ma no, Pirates. È perché me l'ha chiesto e stasera ho detto dai, facciamo una Demon! Guarda quante anime! Allora sei tu che mi hai fatto tutto questo. Pyrex, ti ho già detto, se va come deve andare quella cosa lì, te la regalo io. Ma quanto devo aspettare? Un bel dilemma. Prima di tutto devo farmi il coso. Allora Simo, qua è un problema, perché dobbiamo correre. Perché dobbiamo correre e appena arriviamo c'è gente che ci picchia malo. Quindi ti devo chiamare con il nome tuo, col tuo nome vero o con quello d'arte? No, non adesso. Quindi ora chiamare. Poi, bisogna correre qui. Qua, adesso sì. Sì, aspetta, prima bisogna far spawnare il drago. Draghetto, arriva! Che uomo. Allora, coraggioso. Venga qua, signor drago. Ok? Corri!
E occhio che appena arrivi di là devi macinare tutti, eh. Vai! Cosa si ho dovuto ferma? Prendere la vita. Vai, 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 vai. Vai, vai, arriva, 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 arriva. Andare, andare. Andrea, una mano, muoio. Arrivo. Toh! Dietro, dietro! Vai via! Quando è che esci Sea of Thieves? 20! La prossima settimana, allora. Sì. Allora la prossima settimana ci salta, vero? No, perché noi ci costa 60 euro. No, Simo, non possiamo non entrare. Non è vero. Sì. Lo puoi prendere. Tu ce l'hai l'ultimate, quindi tu ce l'hai già. No, perché è pagamento, lo vedo. L'ho guardato anche stasera. Da questa parte. Preziosi, no, non hai capito. Tu hai l'ultimate. Ah, da Xbox, sì. E Andre come fa? Qual è il problema? Tu c'hai i soldi, glielo compri te. Sì, un cazzo. Cosa? Cosa? Non un cazzo. Ah. Vado io a fare il gioco che se ci gioca davvero si chiude. Sì, Andrea, sì. Sono i suoi giochi quelli. Ma sinceramente è uno di quei giochi in cui soprattutto Manu è un mostro. Sì. Sì. In quelle cose lì Manu è veramente un mostro. Ah, però. Allora, Simo, devi tornare nel tuo mondo perché qua sotto c'è la nebbia. E poi ti richiamo io appena no, supero la nebbia. No, tanto che me lo faccio da solo sto coso. Quindi vai al Nexus. Ah, merda, è vero. Da qua non posso. Fai una cosa. Fai così. Perché io qua vedi che c'è la nebbia, non posso andare. Ah no, entra nella nebbia, vieni. Ah, c'è il boss. Oh, cazzo. Entra nella nebbia col no. Boss. No, Simo, è una cosa gigantesca, un cavaliere gigante. Lo vedo, E ci sono una marea di arcieri. No! Ah, aiuto! Ma non so dove sei, io non posso entrare! Vado ad uccidere gli arcieri! Entro! Non puoi entrare! Non penso proprio! Gli tolgo 12! Non si ammazza così, via! Ho 2500 no, anni. Andre, non posso mi è venuto dire. Di nuovo che la tua connessione è scarsa e mi aveva buttato fuori. Che merda. No. Ma che stronzata. Oh. Ma dai, eravamo al boss insieme. Il problema è che non penso di essere abbastanza forte da batterlo. Io gli toglievo 12, quindi col cazzo che glielo batto. E mi continua a lanciare le magie il bastardo. Scegliere anche te le magie. E non le ho io. Come no? Tu hai gli incantesimi più potenti. Dai, ma come cazzo ha fatto questo a colpirmi? Pezzo di merda. C'ho una freccia conficcata in testa. Bravissimo. C'è un unicorno adesso. Esatto. Ecco, figurati. Uno ha lasciato il messaggio, sono impaurito. E
No, mi hanno ucciso. Con quanta magia cattiva me la dici? Avevo 1000 passanime per... No, vai a fare in culo, gioco di merda. Come? No, che da qua, ma siamo impazziti? Che da inizio gioco? Io ho 2600 anime, non posso fare niente per tornare a Nexus. Sei contro un boss, cosa vuoi fare? Chi lo usa perde anime e torna al Nexus. Sì, ma quante? Come cazzo fai? Prendi un'altra erbettina. Vorrei mandare un messaggio a questi ragazzi qua con cui sto giocando e dire: ehi ragazzi, guarda che non è un titolo dove è tipo deathmatch a squadre. Perché stai giocando? Funziona diversamente. Mi scusi? Sto giocando? Bravo. Adalo. Ho un gioco che tu mi hai detto, oh, potremmo giocarci insieme, tu dai. Sì, io adoro, adoro. Però sto figlio della mignata continua a lanciarmi magie. E... qua c'è un altro arciere. No! Dimmi se ce la fai, Andre, che dopo vieni da me. Ma si può giocare in tre a Demon? Sì. Sì. Infatti doveva venire Ari, ma non stava aspetti bene. Cosa aspetti a dirmelo? Perché ce l'hai? Comprami la P5. Ma vai a cagare. Ma perché è un'esclusiva Play? Sì. Fai come me che le hai tutte e due. E già. Ma sai cosa stavo pensando di fare in realtà? Anzi, io le ho tutte e tre. Dimmi, dimmi. Stavo pensando... Ah, anche la Switch? Sì, prestata da Andrea. Anzi, allora sono quattro. Perché c'è anche il PC. No, stavo pensando di vendermi la Legend e con quei soldi lì prendermi una cina. Oh, sì. Non gli levo un cazzo. Neanche tu? No. Non so come fare, come comportarmi. E lui mi toglie una marea di vita e ho 3000 anime. Un cazzo. Piccolo aiuto per l'obiettivo. Beh, Andre, sai già che quando muori mi aiuti a fare i cani. Signor Drago, mi venga a incenerire. Come cazzo si abbatte sto figlio della mignotta? Dai, signor Draghetto. Ma questi dove cazzo? A meno che ci si... abbia un punto debole da qualche parte. Io ce l'ho un punto debole. Non mi fa. Si chiama Paul. Se morivo porco. Niente, continuo a prendermi. Perché andrà in difesa? Niente, non so come ucciderlo.
non posso neanche pararmi, sono morto. 2798 anni. Dai, torna vivo che vengo lì da te, Simo. Ma come faccio a tornare vivo? Con la pietra. Che cosa state facendo? Non potete. Dio, Dio. Aspetta che io mi sto portando dietro anni. Che ho aiutato per la seconda volta quel cavaliere là. E dove lo hai trovato per aiutarlo? All'armatura. Guarda la live. L'armatura? Quella che mi metto, vai a prendere l'armatura. No, cosa fai, pazzo? Questo va su. Vado a vedere. Dove mi hai detto? Prendi l'armatura, sono andato in fondo e c'era lui. Non ho mica visto io. Andrea. Ho perso. Hai perso? Simo, io giuro che se muoio e perdo quelle 2900 anime, vado a Fortnite, su Fortnite. E allora sta fermo, no? Mio oh, drago? Comunque, volevo dire... Hai sentito qual è il mio punto debole, Andrea? Sei tu, Sono onorato. Ma questo è pazzo, va incontro al drago così. Adesso sto andando anch'io a vedere, perché io quando sono venuto qua non avevo notato che c'era di lui la prima volta, no? Magari te lo devi portare là. Adesso che l'ho fatto la prima volta dovrebbe... Ah no, niente, Andre non ti aiuta. Se ne torna là. Non ti aiuta. Dai, torno umano. Mettiti lì. Aspetta. Sto ammazzando i tizi. Bella sta mamma. Tra le mie anime. Adesso aspettiamo il signor Pauz. Arrivo, Quanto cazzo sono questi qua? Ma non me la fai usare, Andre? Come fai? Pietra occhio bianco, non me lo fa usare. No! Porca merda. Quella è per tornare nel tuo mondo, devi usare. Sì, vista. No! Ma Andre! Me la spreca, non ce l'ho più, non la posso più usare. Non ne ho più. Perché? Me l'ha usata. No. Adesso sono tornato umano. Ma l'ha usata, cazzo. Vabbè, mettilo giù che... Cosa mi ha dato? Invia a deposito. L'erba nera mi ha dato. Qua c'è un altro però dove si può passare. Allora, Simo, vai in fondo dove c'è l'armatura che ti lascio giù il coso. Ma no, ero... Dov'è? Vabbè, dove sei? Torno in fondo io, mettilo giù. Ok. Solo che sono umano adesso, merda. Come umano lei? L'ho messo giù. Un attimo che... Che qui c'ho... Cavalierhausen. Ti vedo. Dai, levati dai coglio... Come? Chi? Scusa, non ho capito. Sei stato evocato. Non ti vedo. Arrivo, vai in un altro mondo come spettro.
Dai. Oh, sto volando, vedo la nebbia. Girati. Cristo, ne trovo tutti e tre insieme contro di me. Gli altri, dove cazzo sono? Corrono da... Vedi che è lì che va avanti e indietro il pirla? Sì. E torna su, ma non c'è più nessuno su. Lasciamo andare su, vabbè. Sì, cazzi suoi. Li ha già uccisi i lupi? No, ti ho chiamato per quello. Ce n'è ancora uno anche nell'altro. Qua, occhio, Io sto con lo scudo alzato. E adesso arrivano i lupi. Vedi le mie anime là? No, io non le vedo. Non le posso vedere. Vado io. Tu. Prese. E due li fai da solo, cazzo. Vai via. Io me li sono fatti anche da solo i lupi. Ok, più 15 anime. A me me ne dà di meno, a te te ne dà di più. Sì, dal mio mondo me ne dava 5 alla volta. Occhio, Andre. Tranquillo, tanto più che c'è lo scudo. E questo cosa fa? Ok, tu lì c'ha il mercante. Salve a te. E cosa ci dà? Un po' di comprare non ha mai fatto male a nessuno, ha scritto uno. Io metto buono. Acquista oggetti. Ah, ma c'è una merda. Allora. Però c'ha l'erba. Sì, ma hai visto quanto costa? 100. A me me ne dava 400 l'erbetto, sto fio da mignota. Sì, quelle potenti 400, le altre 100. No, ma che mi lagga pure, mi raccomando. Ho preso la scorta di erbe. C'ho 16 cannoni. Okay, andiamo. Buono. È la Madonna. Dov'è che si saliva di qua? Attento che poi arriva il Dragozen. Sì, allora, appena arriva, noi... Adesso arriva qua, stecca tutti quelli e noi li ha già steccati. E allora vuol dire che è andato... No, non puoi passare. Perché non l'avevo mai fatto. Ma che stronzata. Vediamo. Ok. Ah no, entra nella nebbia, posso farlo. Ok, adesso... Occhio che arriva, adesso. Appena passa, aspetta che lo attiro. Ok, appena passa, corriamo. Vai! Non ho più stamina! Cazzo, non avevo più vita. Uno lo distrae e l'altro lo massacra da dietro. Vai dietro. Ok, è andato. E ce n'è un altro là davanti, occhio, Io lo attiro, tu fagli il giro e fagli la... Come concorre uno? La cosa. Sì. Lo miri. No, perché vai dietro. Davanti, vabbè. Cioè, okay. Cristo, allora ci sono io che faccio 14 kill. No, scusa, chi l'ha fatto? No, due sono stati buoni, gli altri due sono stati veramente penosi. Aspetta, André, okay. Ma hai scoperto come che... si faceva questo? Cosa? Il bono. No,
Non gli facevo niente, lo attaccava le gambe e non gli facevo niente. Cosa c'è, una lucertolina? Dove? Che cazzo serve? È scomparsa! Ho provato a picchiarla ma è scomparsa. Non so cosa ti dia. Ma no, ti è qua, è qua! Picchiala! Dov'è? Non ti dà niente? Un attimo, c'è tutta la vita. Io non la vedo. Aspetta che mi riprenda tutta la stamina. Che c'è il muro. Si è messa nel muro, non resta. È scomparsa. Merda. Vieni che io intanto ti faccio questi. Quindi stasera voi non giocate a volevo dire a Fortnite. Adesso vedo, perché se muoio un'altra volta io spengo. Che mi ha rotto il cazzo. Cambia gioco. Gioca con me. No, spengo Demon Souls. Oh, mi ha ridato la pietra. Ottimo. Quelle lì penso che al Nexus le potrai comprare, no? Più avanti penso di sì. Ok, sei pronto? Ma allora, non sappiamo come si fa, vogliamo farlo davvero? Fidati sempre della tua anima gemella. Perché? Apri. Non si apre. Qua ci sono altri messaggi, aspetta. Uno è andato con uno spadone. No. L'anima gemella c'era scritto lì così. Sì. Sono a posto. Sì. La tua anima gemella, sotto c'era scritto Pyrex. Ah, ecco. Sono allora... entrato! No, no. Per me dobbiamo uccidere il Cicciohausen. Ma non l'ho visto, non l'ho trovato. Ma io cosa c'entro? Veramente cosa smetto. Sali e fai prima tutti i cosi. Aia! E ovviamente ce l'ha con me. Io intanto ti faccio fuori tutti gli arcieri. Come hai fatto ad andare là sopra? Qui sono le scale. Io le sto cercando. Come hai fatto a togliergli così tanto? Non gli ho tolto niente io. Guarda quanto ha. Zero. Non vedo, c'ha tutta la vita, cosa dici? No, io vedo che ce l'ha appena appena. Forse io da qua posso vedere le mie anime? Penso. Perché o me lo dà quella vita che gli avevo tolto io, ma mi sembra strano. Scatta una foto castello, no? Qua li hai fatti fuori tu. Allora, vedi che non c'è quello là? Era qua sopra lui. Prova incantesimi, Nessuno di due li ha. No. Almeno che bisogna prenderlo da dietro. Ah, boh. Quando guarda uno dei due. Sta guardando me, però. No, sta guardando me. Tu dove cazzo sta? No. No, tutte e due dalla stessa lato. Aspetta, io faccio fuori i arcieri. Levati che ti arriva. Ok, distrailo. Io sto arrivando. No, non li fai niente. Attento, no. Andre, vai via. Bisogna trovare qualcosa che lo...
Ti ha ammazzato o no? No. Sì, ciao, leader di Seven. Ah, c'è un altro arciere di merda. Lì, che perde! Lo vedi? Sì. Ah, devi danneggiargli prima l'armatura, mi sa. Sei morto? No. Bisogna danneggiargli l'armatura. Per un pelo. Ok, ce l'ha con me. Vai via. Sono morto. No. Comunque abbiamo capito, bisogna danneggiargli l'armatura. Guarda se puoi andare su, su nasconderti dietro le scale e richiamare. Ah no. Devo entrare io. No, come fai? A 2000 passanime io di là. Adesso vedo se riesco a entrare, ripigliarmi le anime. Ah no, ma non posso perché devo rifarmi tutto il pezzo. Dai, vieni qua. Vieni qua. Ah già, io adesso faccio i lupi. Adesso io faccio tanti lupi. E uno è andato. Posso richiamarli così uno a uno? Ma se posso chiamarli uno a uno? Signor lupo? Ok, uno a uno. Ok, facciamoli uno alla volta, bravo. L'altro. È andato. Quanti erano? 4? 4 o 5. No, questi qua sono due insieme. Il problema è che le erbette che uso da te me le usano dopo, non le ha di nuovo da me. Ciao, no, ma ti dobbiamo potenziare di più, Andre. Non li facciamo più niente. È impossibile. 1126 anime. Io 1600 ne ho qua. Io 2009. Che devo andarmi a riprendere.
Redetten. Steccami tutti quelli lì. Grazie, è davvero un drago gentile. Distrutto, gli toglievo 52. Solo che uno gli deve stare dietro e continua a picchiarlo. Solo che io ho finito tutte le erbe, non ne ho più. Una volta che l'hai, gli hai distrutto dietro, lui si mette davanti allo specchio. Dimmi. No, ho sbagliato. Dai, drago. Vuoi che ti metto giù il segno? Ormai sono di là. Dove sei? Di là dove ci sono tutti gli arcieri di merda. No, no! Altre 1420 anime. Appena fatto anch'io la stessa cagata. 1700. Fa niente, io esco. No, mi sono rotto il cazzo. Gioco di merda. Dai, l'han fatto troppo difficile. Continua sto cazzo. Spegni. Chiudi gioco. Ciao ragazzi. Io vado su Fortnite. Tu non vieni su Fortnite? Dai, dai, ciao Simo. Ho perso più di 4000 anime. Vaffanculo. È tutta colpa tua. Ma ci devi andare più quando sei più potenziato. Perché io non c'ho più neanche le erbette. I pop-up dei PE non vengono visualizzati, che vuol dire? Ah, ma posso scegliere dove cazzo andare, dove mi pare. In che senso? Al Nexus mi si è aperto tutte le strade. Posso farli tutti i demon, i coilet stati. Sì, lo so. Ma saranno più forti, sicuro. Penso di sì, Io farei prima zona 1, poi zona 2, poi zona 3. Genitore 1, genitore 2. Esatto. Io per amor di Pyrex mi metto come personaggio Michelangelo. Allora andiamo a fare le tartarughe. E ti dirò di più, faccio un Michelangelo con le ali. Red Riker sta giocando. A sapere chi sei. Eccomi. Evviva. Ah, facciamo le zero build. Zero build, sì, zero costruzione. Ah, va bene. Oh, guarda, vado a fare pipì, aspettami. Ah, l'hai comprato anche tu, ti prego. Certo. Va bene, dai.
ma va, non puoi. Poi adesso prima di andare a letto guardo se c'è qualcosa che si può fare, un punto debole. Te l'ho detto, una volta che gli hai distrutto il dietro, uno lo tiene impegnato, li va dietro, e l'altro lo tiene impegnato davanti. Gli toglievo 52 uno a porta. Tiene... Elimina un avversario presso il luogo indicato. Usa un emote su Monte Olimpo per 5 secondi. Vai. Guarda che appena spengo salta tutto. In che senso? Che sto spegnendo il gioco e non vi sentite più. Aspetta. E la gente